Siamo arrivati oggi pomeriggio e stiamo allestendo un campo, un ospedale da campo insieme ad altre due nazioni. È un progetto europeo finanziato dalla Comunità Europea e quindi noi come Team Italia delle Marche, appunto anche la nostra associazione, stiamo in questo momento cercando l'area perché non ci hanno detto assolutamente nulla e quindi con le nostre forze dobbiamo trovare il tutto. Siamo arrivati in questo momento, entriamo in una nazione chiamata Modulistan e in questo momento stiamo facendo tutti la dogana. In fila ci sono l'Estonia, l'Austria e l'Italia e stiamo entrando appunto in Danimarca in una città chiamata Modulistan. Com'è il tempo? Che cosa state trovando? Come siamo situazione in quel sito? Pensavamo la neve, invece la neve non c'è, ma è abbastanza freddo e soprattutto c'è vento. La preoccupazione è come faremo fra una mezz'oretta, troveremo sicuramente la zona giusta dove piantare le tende, ma il vento è forte e quindi la prima difficoltà sarà sicuramente quella. Ecco, quanto durerà la vostra missione e cosa si concluderà? Con che cosa si concluderà? 3 giorni, quindi oggi, domani, sabato e domenica, e lo scopo di questa esercitazione è mettere insieme più nazioni con 3 punti dell'ospedale diverso, cioè 3 componenti diverse, renderne un ospedale unico per far ciò che quando bisogna partire, per qualsiasi sia la destinazione, il materiale più leggero e la composizione di 3 nazioni riescono a fare comunque un ospedale e bisogna capirsi, intendersi anche con lingue diverse.